Mister, allora una partita difficile, una partita sofferta, forse abbiamo sofferto anche più di quanto ci si aspettava all'inizio. L'importante però alla fine è aver raggiunto i tre punti che ci consentono di andare nelle posizioni di vertice di questa classifica. Che ne dice lei della partita odierna? Sì, ci prendiamo sicuramente i tre punti perché di positivo forse oggi c'è solo quello, il risultato. La prestazione lascia un po' a desiderare per svariati motivi. Però è normale che dobbiamo fare un esame di coscienza e capire dentro di noi quello che non va per cercare di porre immediatamente rimedio, perché comunque il tempo c'è, la classifica tutto sommato non dispiace, però dobbiamo cercare di cambiare passo, di cambiare atteggiamento e di mettere in campo quelle che sono le nostre qualità, perché non sempre lo stiamo facendo. Nonostante ciò, scusami, ai ragazzi ho fatto a fine partita i complimenti perché a vedere comunque abbiamo subito anche oggi un solo tiro in porta, abbiamo preso gol, però su questo ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, nonostante la nostra diciamo non esaltante prestazione abbiamo avuto occasioni per fare gol, abbiamo sbagliato l'ennesimo rigore e quindi diciamo che alla fine forse questa volta il premio c'è stato. Esatto, nonostante comunque la vittoria è raggiunta all'ultimo minuto, le occasioni sono state tantissime, il possesso palla è stato totalmente di marca giallorossa, forse manca quel po' di cinicità oppure un po' di decisione e precisione in più. Mancano tante cose, mancano al momento tante cose e dobbiamo lavorarci ancora maggiormente per cercare di regalare quelle gioie a chi si aspetta da noi giustamente tanto e capire cosa non va per cercare di fare del nostro meglio, perché comunque sappiamo che quello che ci aspetta un campionato importante, però se facciamo così secondo me non vedo il bicchiere un pochettino mezzo vuoto, diciamo così. Io invece sono più ottimista. Sì, no, io vi ringrazio di questo ottimismo perché significa che credete nel lavoro e in quello che facciamo durante la settimana. Però io sono una persona abbastanza ambiziosa, abbastanza autocritica. Non mi nascondo sicuramente dietro un dito e dobbiamo fare meglio. Bene, siamo qui ora in diretta con il mister Andrea Parentela del Soriano, al quale senza preamboli chiedo subito un commento sulla partita che si è appena conclusa. Una partita giocata molto bene da parte nostra, di grande sofferenza, di grande orgoglio. Abbiamo tenuto benissimo il campo contro una formazione fortissima, secondo me la più forte della categoria e non abbiamo fatto risultato perché probabilmente la terna arbitrale non era in forma e quindi ha fatto tantissimi errori contro di noi, quindi abbiamo perso anche oggi, però resta comunque una grande prestazione di voglia, di orgoglio e di attaccamento alla maglia. Mister, nella vigilia della partita molti addetti ai lavori comunque, vedendo la condizione in classifica del Soriano a 0 punti, la etichettavano quasi come una squadra materasso, ma nella partita non si è visto ciò, comunque è stata una squadra combattiva che ha dato filo da torcere a un San Biasi, che è una squadra comunque ben attrezzata. Lei a cosa imputa, soprattutto vista la prestazione della sua formazione, il risultato finale, dunque questa sconfitta, come ha visto gli sviluppi della partita? Io credo che l'ho vista come l'hai vista tu, che credo che la partita abbiamo fatto bene per quello che abbiamo a disposizione e potevamo andare tranquillamente in vantaggio per un rigore netto negato su De Zai. Credo che poi le immagini lo evidenzieranno ancora di più e poi c'è stato un po' di tutto, da un'espulsione loro ci siamo trovati a due espulsi noi. Il rigore del San Biasi secondo me veniva da un fallo netto prima su Macri e poi hanno dato il rigore a loro, quindi mi dispiace ma purtroppo è così, credo che spero che comunque anche voi ammettiate quello che si è visto in campo, ma naturalmente nulla toglie alla forza del San Biasi, a cui auguro comunque il meglio perché è sicuramente una grande piazza, una grande tifoseria, quindi che stimo e che rispetto molto, quindi auguro comunque il meglio a voi, naturalmente tutto questo fa parte del calcio.